Un operaio è stato salvato dopo un volo in caduta libera all'interno di una nave ormeggiata a Trieste. Sul posto l'eli soccorso. Problemi di atterraggio per un aereo da turismo al Lido di Venezia. Attimi di apprensione per gli occupanti. Il futuro della caserma mitica di Pordenone se ne è discusso oggi nel corso di un convegno. Al suo interno nasceranno due polmoni verdi e alcuni servizi dedicati ai cittadini. Sgomberato questa mattina uno stabile dismesso a Udine, all'interno una decina di richiedenti protezione internazionale. Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Avete appena sentito i principali titoli, le notizie più importanti che poi andremo ad approfondire nel corso del notiziario. In primo piano sicuramente l'infortunio sul lavoro avvenuto a Trieste con un operaio che è stato poi elitrasportato all'ospedale cittadino. Ancora i problemi di atterraggio per un aereo. Il problema, la varia, si è verificato all'interno in zona appunto Lido di Venezia. Uno sgombero questa mattina a Udine all'interno di un edificio in disuso, trovati 10 richiedenti protezione internazionale. Ma si è discusso quest'oggi anche di futuro della caserma mitica di Pordenone, il piano lanciato dall'amministrazione Ciriani e poi appunto dall'esercito italiano, con la prospettiva di far crescere due polmoni verdi proprio al suo interno, ma anche dedicare dei servizi importanti alla cittadinanza. Non mancherà poi la parte politica, le operazioni da parte di carabinieri e polizia, si parlerà anche di sanità, di infezioni, di nuove prospettive ovviamente in termini poi di contagi, di droga e anche insomma di associazionismo. Migranti, lo Stato Maggiore della Difesa, non prendiamo ordini da Salvini, seguiamo le gerarchie, siete d'accordo? Sì, il 19% di voi, no invece il restante 81%. E si parla sempre più di sicurezza dettata da esigenze molto importanti, soprattutto nelle città più grandi. Ovviamente ci sono dei problemi e delle criticità anche nelle città più piccole, città magari a misura di cittadino come quella di Pordenone. E adesso dal Viminale arriva una direttiva molto importante che rischia insomma così di rimescolare le carte in gioco, dando più potere ai prefetti laddove i sindaci non sono in grado di intervenire. Sicurezza: per fermare il degrado i prefetti potranno sostituirsi ai sindaci che non la garantiscono, quindi che non garantiscono appunto la sicurezza stessa. Il cosiddetto pugno di ferro per fermare il degrado: il ministro Salvini si prende i poteri dei sindaci. Più poteri al prefetto o ai prefetti, che potranno intervenire con ordinanze di allontanamento di persone dedite ad attività illegali. La nuova direttiva emanata proprio ieri dal Viminale, firmata da Matteo Salvini, per combattere degrado urbano e varie forme di illegalità. Quindi non intervengono i sindaci magari sono reticenti nel fatto appunto di adottare delle misure importanti, magari non è il caso della nostra città, la città di Pordenone, dove magari l'amministrazione Ciriani sta mettendo anima e corpo per contrastare vari fenomeni, ma ci sono diverse città in varie parti d'Italia all'interno delle quali magari sono governate così da amministrazioni, da sindaci un po' debolucci sul fronte sicurezza. Laddove ci sono dei problemi possono intervenire direttamente i prefetti, che hanno il dovere e il compito di sostituirsi ai sindaci stessi. Cosa ne pensate? Quindi sicurezza: per fermare il degrado i prefetti potranno sostituirsi ai sindaci che non la garantiscono. Siete d'accordo? SMS, WhatsApp, la nostra email, la diretta streaming, Facebook ed Instagram, i nostri canali social per condividere le notizie, per commentarle, per essere sempre aggiornati su quanto accade a Nord-Est. Operaio salvato dopo un volo in caduta libera all'interno di una nave ormeggiata a Trieste. Sul posto persone del 118 che è dovuto intervenire anche con l'elisoccorso. I vigili del fuoco del comando di Trieste, insieme ai colleghi del distaccamento di Muggia e al servizio di spelo alpino fluviale, con l'elicottero Drago del nucleo volo di Venezia, hanno dovuto lavorare ieri pomeriggio in riva a Cada Mosto, il canale navigabile,
per un soccorso ad un operaio caduto da una scala libera all'interno della stiva di una nave ommeggiata. Nell'attesa dell'arrivo del mezzo aereo, i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale medico per stabilizzare l'infortunato. Appena giunto sul posto anche il velivolo, due aerosoccorritori sono stati vericellati nella stiva della nave e hanno recuperato l'infortunato, che è stato poi trasbordato sull'ambulanza al vicino ospedale di Catinara. Per fortuna fuori pericolo di vita. Sul posto hanno operato anche il personale della Capitaneria di Porto, insieme agli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di legge. Problemi di atterraggio per un aereo da turismo al Lido di Venezia, attimi di apprensione per gli occupanti. Il servizio che arriva dalla nostra redazione del Veneto. Attimi di paura quest'oggi attorno alle 12 all'aeroporto Nicelli a Lido di Venezia. I vigili del fuoco sono intervenuti per un aereo da turismo da 4 posti che in fase di atterraggio avrebbe riscontrato un problema ad una ruota del carrello e nel proseguo della corsa il velivolo si è poi impuntato verso terra. Illesi fortunatamente i due passeggeri e il pilota. I pompieri accorsi dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza il Diamond 40 TDI mentre il pilota e i passeggeri aerei tedeschi sono stati assistiti nei locali dell'aeroporto per le prime cure del caso. L'incidente ha provocato la chiusura dello scalo aereo turistico. Le operazioni di rimozione del velivolo dalla pista in erba sono andate avanti fino al primo pomeriggio. Sgomberato questa mattina uno stabile dismesso a Udine, all'interno una decina di richiedenti protezione internazionale. Continuano incessanti a Udine i controlli e gli sgomberi all'interno degli edifici occupati abusivamente. Questa mattina polizia locale e agenti della questura hanno sgomberato un immobile in via Sguazzin, zona del PEP Est. Le forze dell'ordine hanno scoperto 7 tra pakistani e afghani che sono stati accompagnati in questura per gli accertamenti. Si tratta di 4 afghani e 3 pakistani, alcuni dei quali richiedenti asilo. Tutti denunciati per invasione di proprietà privata. Uno di loro era addirittura gravato dal divieto di ritorno nel comune di Udine. Torna con noi Bollino Rossi che titola così: Il futuro è vicino in via Montereale. Vediamo allora i contenuti di questo prossimo servizio. Amici di Telepordenone, un cordiale buonasera. Il nuovo ospedale brucia le tappe. Si è tenuto nei giorni scorsi un importante convegno sul nuovo ospedale di Pordenone. Importante e interessante per la presenza di illustri relatori e soprattutto per la partecipazione di Albert de Pineda, l'Archistar di Barcellona, che ha progettato il nuovo edificio ospedaliero. Il nuovo manufatto ha veramente dimensioni imponenti, quasi 8 ettari di superficie utilizzabile, sviluppata su 5 piani, che per soluzioni architettoniche e tecnologiche ci regalerà entro il 2021 un edificio a bassi costi energetici e aperto alla città. Rispetto alla tesi dell'ospedale in Comina, l'architetto spagnolo ha invece insistito sul fatto che un ospedale non è un corpo estraneo alla città, ma strettamente correlato ad essa, una struttura aperta e permeabile che consente una valorizzazione di tutta l'area di via Montereale, migliorando il tessuto urbanistico ed anche la viabilità circostante. Qualche critico ha sostenuto che l'eccessiva densità urbanistico-abitativa creerà problemi alla circolazione dei veicoli e difficoltà nei parcheggi. Tuttavia il progetto su questi punti ha previsto una serie di interventi che sicuramente alleggeriranno il peso del traffico automobilistico e il problema degli stalli di sosta. Forse sarebbe il caso che si mettessero una volta per tutte da parte polemiche vecchie e stantie che non fanno bene
prima di tutto alla città. Finalmente stiamo assistendo alla realizzazione di una grande opera pubblica che migliorerà sicuramente la qualità dell'assistenza sanitaria nel nostro territorio. Una realizzazione che si sta compiendo nel pieno rispetto dei tempi previsti e come tale esempio di buona amministrazione. La politica faccia lo sforzo di camminare unita, almeno quando le cose funzionano, evitando a noi cittadini di assistere alle solite inutili polemiche. In alto i cuori! Intanto oggi pomeriggio a Pordenone si è parlato del futuro delle caserme magari alcune dismesse, alcune ancora in uso come la caserma mitica a Pordenone, però è chiaro che bisogna guardare avanti, bisogna guardare la prospettiva futura, ma soprattutto pensare che un esercito moderno come il nostro non può più essere all'interno di spazi piuttosto grandi, ma soprattutto vecchi. Allora, si è parlato di ringiovanimento, di fare caserme sempre più verdi. Oggi abbiamo partecipato al convegno e chi meglio, insomma, dei militari, soprattutto generali, quindi il grado più alto della scala gerarchica, ci hanno spiegato il futuro delle caserme, ma in particolare il futuro della caserma mitica. Generale, un appuntamento importante oggi a Pordenone, anche perché si discute non soltanto il futuro della città, ma il futuro delle caserme dell'esercito italiano. Si parla sempre più appunto di ringiovanire, ma soprattutto di dare un tocco di verde appunto a queste strutture militari. Ecco, il suo pensiero da questo punto di vista qual è? Pensiero molto semplice: lo Stato Maggiore dell'Esercito e soprattutto il nuovo Capo di Stato Maggiore dell'Esercito sta portando avanti e sviluppando un progetto che è sicuramente molto importante e innovativo e in linea con l'evoluzione della Forza Armata. Queste nuove caserme dovrebbero costituire un elemento di riferimento non solo per noi soldati, che abbiamo bisogno sicuramente non solo di strutture militari o addestrative, ma anche di strutture che consentano l'inserimento nella società e con la società delle nostre famiglie. Ecco quindi che saranno caserme che avranno tutte le loro strutture, le loro funzionalità, ma soprattutto saranno aperte anche alla società e nel contesto della società in cui ci troveremo a vivere. Tanti gli edifici sicuramente da recuperare, da dove partire in un territorio così vasto come quello dell'Italia? Da recuperare c'è molto, ma sicuramente è un processo che richiederà del tempo, richiederà delle risorse e che verrà sviluppato secondo un'ottica che sia omnicomprensiva, sviluppando questi prototipi di caserme al nord, al centro e al sud, perché il segnale deve essere importante per tutto il paese. La caserma mitica, oggi sede del Comando Brigata Ariete, è interessata al progetto Grandi Caserme per l'Esercito, ovvero Caserme Verdi. Questo piano a ampio respiro, da attuarsi nel medio e lungo termine, prevede una serie di interventi per una rivisitazione delle nostre infrastrutture in chiave moderna, assicurare al nostro esercito delle infrastrutture funzionali e moderne, rispettose dell'ambiente, con bassi costi di manutenzione che ci consentiranno quindi di affrontare i prossimi anni. Nello specifico il progetto di Pordenone, quindi caserma mitica e comprensorio di Lacomina, è inserito nel progetto pilota, cioè all'interno di questo studio ci sono quattro, lo studio naturalmente abbraccia tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda l'avvio di questo studio sono previsti quattro progetti pilota, uno al nord, quello appunto di Pordenone, uno al centro e due al sud, proprio per iniziare a muovere i passi nella progettazione, nella ricerca delle risorse finanziarie, affinché nel più breve tempo possibile si possa giungere a questa nuova realtà. Se parliamo da un punto di vista squisitamente infrastrutturale, ahimè, la mitica è sicuramente un sedime storico di un'importanza rilevante, ma purtroppo stiamo parlando di una infrastruttura che data del 1912, quindi sicuramente non ha più quei requisiti necessari per un esercito moderno e probabilmente non ha neanche più tutti quei requisiti di
qualità della vita e di sicurezza necessari per dei professionisti. Per cui noi stiamo veramente aspettando con impazienza che si possa passare a una fase progettuale di quello che è il progetto Caserme Verdi, che dovrebbe vedere la realizzazione del nuovo comando brigata e del nuovo reparto comando e supporti tattici dell'Ariete nel comprensorio della Comina. Il contributo dell'amministrazione è fondamentale, perché ovviamente una caserma che sta andando in dismissione diventa una grande opportunità per la città, di un'area che può trasformarsi e può soddisfare tutta una serie di esigenze che la città ha senza consumare nuovo suolo, che è l'esatta combinazione di quello che ogni piano regolatore deve tendere adesso, con ovviamente le nuove regole che vanno verso una città più green. Quindi è un'occasione di studio. Noi oggi presenteremo in anticipo, insomma, rispetto all'eventuale dismissione, ma bisogna cominciare a studiare prima, quello che sarà la possibile trasformazione, in particolare il possibile iter, con delle destinazioni fisse, verde per esempio, l'elemento fondante di questa trasformazione, i parcheggi che però potranno non essere necessariamente quelli, lo saranno in una prima fase di emergenza, perché sappiamo che l'area ha il problema della sosta per quanto riguarda l'ospedale, e in un secondo momento con altri tipi di destinazioni, potrebbero starci il social housing, potrebbe starci dentro un RSA piuttosto che altre strutture di uso pubblico. Pochi giorni ancora e sarà il 25 aprile, una data sicuramente importante, importante per la memoria, per la storia e per come poi sono andate le cose dell'Italia. Una data significativa, no, Monsignore? Poi ne parleremo magari anche con lei. Oggi è stata l'occasione per chiedere il significato del 25 aprile a chi indossa la divisa e soprattutto porta un grado alto come il grado di generale. Il servizio. Il significato per lei del 25 aprile, dal momento che ormai siamo prossimi a questo evento? Il 25 aprile rappresenta un momento importante della nostra storia, soprattutto nell'anno appena concluso del 2018, che ha rappresentato il centenario della fine della Grande Guerra. Il 25 aprile rappresenta un momento, un'altra tappa estremamente importante in cui il Paese si è ritrovato. È quindi un momento di riflessione, un momento di approfondimento e soprattutto un momento di domande, perché solamente le domande consentiranno quel processo di crescita che consentirà di avere uno spirito critico profondo, consolidato, e quindi anche di dare un senso alle parole giustizia, libertà e democrazia. Oggi è la giornata dei generali, ne abbiamo intervistati tre e il quarto è qua vicino. Monsignore Angelo Santarossa, anche lui insomma è generale dell'esercito. Ben ritrovato, Monsignore. Grazie, buonasera ai telespettatori. Ecco, che significato ha per lei il 25 aprile, anche dal punto di vista non soltanto militare, ma anche dal punto di vista religioso, se possiamo dare una connotazione religiosa a questo evento? Beh, è una connotazione piuttosto civica, direi, no? È la giornata della liberazione e quindi viene chiamato un po' in causa chi è che ci ha liberato dalla dominazione hitleriana, eccetera. Ho sempre chiesto, e chiederò anche quel giorno se ci sarò, chi è che ci ha liberato dal nazifascismo, no? Chi ci ha liberato? Nessuno mi ha mai risposto, ma la risposta è molto semplice: ci hanno liberato gli americani. Non sono stati i partigiani che ci hanno liberato, ma faremo un discorso un po' più dettagliato in quelle circostanze. Però, visto che siamo in termini... Andiamo però a tastare dopo dei terreni minati, immagino. Quindi. Vorrei approfittare, prima di fare un augurio, approfittare di dire una riflessione, chiamiamola così, di chiarificazione. Ho assistito in questi giorni alle polemiche fra il ministro degli interni e la ministra della difesa. 30. Con tutto rispetto per uno o per l'altro, io non faccio di mestiere il politico, se no non sarei qui, ma probabilmente avrei ascoltato mio padre che mi diceva: fai il politico, non il prete, guadagneresti molto di più. Allora, dicevo, dovevamo mettere due puntini. Il ministro dell'interno, dalla parola stessa interno, dipendentemente da chi è
di turno e il compito di assicurare la sicurezza dall'interno del territorio nazionale. Questo è il suo compito principale, si chiama Ministro dell'Interno. Mentre il Ministro della Difesa è quello che deve difendere i confini della patria, usando esercito, aeronautica, marina, perché questo è il compito del Ministero della Difesa, difendere i confini. In tutti gli altri stati europei, ma noi siamo sempre quelli che dobbiamo discutere prima le cose, hanno messo in sicurezza i loro confini usando le forze armate. Noi abbiamo circa 6.500 soldati per convenzioni internazionali, per impegni con l'ONU, eccetera, in giro per il mondo a dividere i contendenti. Ci costano, e questa non è una cifra che io invento, ma l'ho vissuta questa esperienza, 1 miliardo al giorno. Va bene, cosa abbiamo problemi per assicurare i confini? Mettiamo un po' di soldati, come è stato fatto l'esperimento una ventina di anni fa, l'operazione Testuggine. Noi controllavamo i confini di seconda e terza categoria da Tarvisio a Trieste impiegando i militari. Io andavo a trovarli di notte per portarli magari un grappino, perché faceva freddo e avevano bisogno di essere confortati. Questo è il compito del Ministero della Difesa. La quale difesa dipende dal Presidente della Repubblica, perché il capo delle forze armate è il Presidente della Repubblica. Allora la Ministra della Difesa si mette d'accordo con il Ministro dell'Interno, uno guarda la sicurezza all'interno dell'Italia e l'altro guarda la sicurezza dei confini, il sacro suolo, i sacri confini della patria per la quale sono morti migliaia di nostri giovani, di nostri papà, di nostri nonni. Quindi devono essere preservati i confini, devono essere difesi. Dobbiamo sapere chi viene, perché viene, se può venire o altrimenti no. E tutto il resto poi apriamo, accogliamo, anche se viene detto da persone molto più importanti di me, usiamo un pochettino il buon senso. Quando in tavola si è in 10, si può mettere sempre, aggiungi un posto a tavola perché può arrivare qualcuno che ha fame e mangia con te. Ma non è che noi siamo in condizione di dare da mangiare ai 25.000, cosa hanno detto, i 70.000, 8.000 che arriveranno fra poco in Italia, e ne arriveranno anche altri. Cerchiamo di tenere da conto quelli che già ci sono e già ci costano un occhio della testa, senza dimenticare che non è sbagliato prima gli italiani e poi gli altri. Il papà prima dà da mangiare i figli, poi darà a mangiare. Esatto, è così, una legge di natura, diremmo. Fatta questa piccola riflessione che non c'entra niente con ciò che vi sto dicendo adesso, io dovrei fare oggi una specie di augurio pasquale, perché ci vedremo, ci sentiremo anche in occasione della Santa Pasqua, ma vorrei farvi un augurio in tradizione ortodossa, non quello che diciamo noi, l'ho detto 10 volte già stamattina, buona Pasqua, e tu mi rispondi grazie altrettanto, buona Pasqua, no, no. Gli ortodossi, più ligi al vero significato della Pasqua, dicono Gesù è risorto. E tu cosa rispondi? Sì, è veramente risorto. Questo è l'augurio e il saluto che si scambiano gli ortodossi di tutta l'Europa e di tutto il mondo. Molto più esplicito e significativo di quello che è la parola buona Pasqua. Ci mancherebbe altro che non fosse buona la Pasqua. Ma diciamo, perché si dice Gesù è risorto, questa è la Pasqua. E quindi io dico a tutti voi, ma soprattutto alle persone che sono in ospedale, in casa di riposo, ripeto quello che dice già a Natale, non lasciamoli soli il giorno di Pasqua, mandiamo un nipote, un figlio, qualcuno a fare compagnia, magari mangiare con loro, perché mangiare da soli a una certa età è di una tristezza infinita, e la solitudine è la peggiore cosa che può passare una persona di una certa età come me. Quindi l'augurio particolare, Gesù è risorto, lo ricordo a queste persone, non tanto perché pensino solo alla vita futura, certamente se Cristo è risorto anche noi risorgeremo, ma quella volta non avremo bisogno che qualcuno ce lo spieghi,
Quindi auguri che possiate passare questi giorni della fine settimana santa e della Pasqua con qualcuno accanto che vi vuole bene, con cui condividere un caffè o un pezzettino di colomba. Auguri al direttore di Telepordenone, ai suoi collaboratori, al proprietario Mario Ruoso e a quanti vi vogliono bene, come cerco di volervi bene voi, sperando di non annoiarvi ogni volta quando vengo qui, ma quando non mi sopportano più mi chiuderanno la porta e io resterò fuori, e si sente bene anche da fuori. Auguri e arrivederci. Grazie ovviamente Monsignor Angelo Santarossa, guardi, se la gente non la sopportasse, non la supportasse, non arriverebbero tanti messaggi e chiamate quando lei è in onda. Grazie veramente, speriamo di vederci nei prossimi giorni anche per gli auguri pasquali. Bilancio di metà mandato invece per l'amministrazione del sindaco Alessandro Ciriani, quindi l'amministrazione di Pordenone. Pensate che già il 60% del programma è stato di fatto completato. Questo è un documento importante perché non è un documento obbligatorio per legge, l'abbiamo prodotto per un dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini che potranno valutare senza condizionamenti, non è un documento politico ma un documento prodotto dagli uffici, ciò che il Comune ha fatto in questi 2 anni e mezzo. Aver raggiunto quasi il 60% degli obiettivi non significa che il 40% rimanente non sia impegnativo, anzi è un progetto che fa tremare i polsi, abbiamo tutta la cantieristica che parte e dobbiamo comunque mantenere una performance alta anche su altri settori, penso alle politiche sociali. Andiamo orgogliosi degli investimenti crescenti nel campo delle scuole che hanno garantito milioni di euro per colmare lacune di tantissimi anni, penso dalle tinteggiature agli infissi, alle dotazioni tecnologiche per le scuole, alla banda larga, alla realizzazione di nuove scuole e all'antisismica nelle scuole, così come andiamo orgogliosi di un welfare che abbiamo costruito attorno alla città, cioè controllando i cambiamenti sociali, una città che invecchia e dei ragazzi che hanno diritto a non avere più solamente un calcetto in qualche stanza, ma che hanno diritto a progetti che mettono a frutto le loro potenzialità, le loro energie, la loro creatività. Ecco, di questo andiamo praticamente orgogliosi. Poi c'è tutta la partita dei cantieri che è sotto gli occhi dei cittadini. La sfida per il futuro? La sfida per il futuro sono quella di realizzare alcuni sogni nel cassetto, cioè quella di fare in modo che le aree dismesse, penso agli ex cotonifici o all'area della Mitica, il giorno in cui non ci sono più militari, non diventano dei luoghi degradati, ma possono esserci già delle linee guida di sviluppo per la città. Ci stiamo lavorando attentamente, quindi non solamente sull'esistente, ma la parte più importante è pianificare il futuro su aree che hanno grande pregio ma sono state dimenticate. Questa è una partita che non può giocare solamente il Comune, ma lo potrà fare insieme ai privati per consentire di trasformare quelle aree in aree belle, funzionali, utili alla città. Do il ben ritrovato alla dottora Massimo Crapis, responsabile dell'unità operativa per quanto riguarda le malattie infettive dell'azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale. Ben ritrovato dottore. Grazie. Sono altre cose che lei è tornato anche dai Paesi Bassi, da Amsterdam, no? Mi sembra di capire, esatto. Un incontro importante, mi sembra che ha portato anche delle testimonianze fattive importanti, no? Su quanto succede nei nostri territori. Ci vuole dare un po' una panoramica di quanto è emerso proprio ad Amsterdam? Sì, volentieri. Ad Amsterdam si è tenuto il convegno europeo, che poi di fatto è anche il più importante a livello internazionale, delle malattie infettive e della microbiologia, si chiama ECHMID, e abbiamo avuto l'onore di portare un poster sulla casistica dell'influenza, della stagione influenzale dell'anno scorso, proprio con i colleghi microbiologi, e poi ho fatto anche una relazione su una casistica di un farmaco recente, di un antibiotico recente che abbiamo utilizzato qua, quindi insomma è un grande onore aver portato l'esperienza pordenonese a livello internazionale, per cui direi che è andata bene. Ovviamente è stata un'occasione poi per affrontare praticamente tutti i temi dell'infettivologia, e quindi si è parlato anche di West Nile, di tubercolosi, di tanti temi che di antibiotico resistenza ovviamente, quindi di tanti temi che ci trovano poi impegnati ogni giorno a Pordenone. Ecco dottore, proprio come volevo parlare di tubercolosi e di West Nile, ma anche di altre malattie, perché il caso sicuramente di Bagnarola, di Sesto Reghena, insegna che la tubercolosi è ancora presente, non bisogna abbassare la guardia. Innanzitutto, come sta la bambina? Ma mi sembrava di capire che ci fossero anche altri casi sospetti di tubercolosi. Com'è la situazione allo stato?
La situazione al momento è rassicurante, positiva, nel senso che tutti i controlli che sono stati eseguiti nei contatti, quella cosiddetta prima cerchia che viene screenata, circa insomma, tra i 60 e i 70 contatti che sono stati screenati, sono risultati tutti negativi tranne tre, che però avevano fatto la vaccinazione, e il successivo test di conferma, che si chiama quantifero, è risultato negativo in tutti e tre i casi, quindi di fatto sono tutti negativi. La vittoria, tra virgolette, e il cessato allarme la si potrà dire fra due mesi, quando verranno riscreenati sempre con la Mantoux, tranne quei tre che faranno solo il quantifero, per vedere se si positivizzeranno. Quindi perché nuovamente tutti i 60 verranno sottoposti a questo screening. Esatto, perché questo diciamo era un po' il basale. Quello due mesi è il tempo massimo in cui eventualmente può, tra virgolette, convertire, cioè il sistema immunitario può risultare responsivo nei confronti di un eventuale contatto col micobatterio della tubercolosi. Però diciamo che per il momento siamo tranquilli. Tra l'altro l'aggiornamento ulteriore, che mi pare abbiate anche già dato voi dal punto di vista mediatico, è che la bimba sta meglio, ha rifatto i controlli che sono negativi, quindi è, da ieri è in comunità e può uscire per fortuna, esatto, può tornare a scuola, anche se poi per sua fortuna in realtà adesso ci sono le vacanze, quindi è tempo per rigenerarsi, la concomitanza è a favore della bimba, però diciamo che comunque può andare a giocare con gli amici, eccetera. È importante dirlo anche perché così anche la popolazione di Sesto Regno, eccetera, se la vede in giro è perché non è più contagiosa, quindi non c'è assolutamente nessun pericolo ad avere contatti con lei. Dottore, invece non sottovalutiamo i pericoli relativi alle malattie o ai contagi che ci possono essere, possono avvenire magari anche per delle precauzioni non adottate se si fanno dei viaggi all'estero, soprattutto adesso è tempo di periodi di progettare delle vacanze oltre nei paesi esotici, va molto insomma di moda prendere l'aereo e andare appunto oltre oceano. Che rischi ci sono effettivamente? So che magari elencarli tutti potremmo stare qua due giorni o addirittura una settimana, a me farebbe piacere, magari realizzeremo degli speciali, però ovviamente mettiamo in guardia i nostri cittadini da che cosa soprattutto? Diciamo che la prima cosa da valutare quando si programma un viaggio, ormai le agenzie dei viaggi da questo punto di vista sono molto brave, ma anche internet si offriscono tutte le informazioni, bisogna andare a vedere quelle che sono in quel momento le problematiche sanitarie che si possono incontrare. In particolare ricordiamo la malaria, che insomma, è sempre bene ricordarla perché è una patologia che è assolutamente curabile, ma se non curata può essere mortale, ricordiamoci Coppi come diciamo vittime eccellenti, ma ovviamente non solo, per cui la profilassi antimalarica va sempre fatta nei paesi in cui questa malattia avviene. E dall'altra parte però non esiste solo la malaria, ricordiamo che la malaria è trasmessa dalle zanzare e le zanzare possono trasmettere in realtà anche altre patologie, in particolare la dengue e la chikungunya, oltre alla West Nile, anche se ormai la West Nile non è più una patologia esotica, è una patologia anche del nostro territorio, non è un buon motivo poi per andarsela a prendere anche nei paesi esotici, anche perché i sierotipi potrebbero essere diversi, quindi comunque cercare di non portare nuove malattie, diciamo non importare nuove malattie è sempre bene, quindi sia per un discorso di salute della persona di per sé, ma anche per un discorso di salute pubblica, quindi la precauzione più importante è quella di cercare di evitare, facile a dirsi non a farsi, ma quella di evitare i morsi delle zanzare, quindi comunque essere sempre coperti il più possibile, se non si è coperti, magari repellenti, esatto, dormire con le zanzariere, utilizzare le spirali piuttosto che i fornelletti anti-zanzare anche a livello ambientale, perché appunto dobbiamo comunque cercare di evitare, anche se magari stiamo facendo la profilassi per la malaria, però comunque non è un buon motivo per abbassare la guardia da questo punto di vista. Dottore, per concludere, poi ci facciamo magari gli auguri, abbiamo anche in sospeso quello speciale da realizzare insieme. Ci chiede un telespettatore se possiamo stare tranquilli per le persone che arrivano magari da noi tramite i cosiddetti barconi. Adesso, per l'amor di Dio, non vogliamo creare allarmismi o quant'altro, i porti sembrano essere chiusi, però continuano anche per via terra arrivare i cosiddetti rifugiati o richiedenti asilo che arrivano da paesi che purtroppo insomma certo, non sappiamo, non abbiamo un monitoraggio, no? Vedasi appunto il Pakistan, vedasi appunto l'Iran, vedasi appunto diversi paesi, il Bangladesh, ecco,
siamo sicuri? Possiamo stare sicuri o comunque c'è il rischio che importiamo altre malattie piuttosto gravi che magari erano anche già scomparse dalla nostra terra? Allora, è una buona considerazione anche perché dà la possibilità di, da un lato, rassicurare, dall'altro, analizzare scientificamente la questione. Vengono, diciamo, la provenienza di queste persone è da paesi dove l'endemia di molte malattie è molto più alta che da noi. Quindi non è una questione, diciamo, razzistica o meno, ma è una questione epidemiologica. In particolare, vedasi la tubercolosi, da noi abbiamo 8-10 per 100.000 abitanti come incidenza, nei paesi come Afghanistan, Pakistan arriviamo fino a 600 per 100.000 abitanti, quindi diciamo è un dato scientifico che c'è più probabilità. Tra l'altro le modalità di viaggio con cui loro arrivano, ovviamente molto stressanti e per diciamo settimane, mesi, che non arrivano in pochi giorni da noi, ovviamente purtroppo li portano più a rischio di sviluppare alcune patologie infettive. Questo per dire che effettivamente un rischio aumentato di queste persone purtroppo di avere loro stessi, al di là di portarle, perché è brutto dire portarle, di averle loro e poi potenzialmente eventualmente trasmetterle, ma comunque di avere loro delle malattie, c'è. Dall'altra parte va detto che proprio perché questo rischio è ben presente, tra l'altro anche ad Amsterdam si è parlato molto della salute dei migranti, delle misure infettivologiche, non politiche, ma infettivologiche per poter gestire i migranti, ed in effetti è stata ben confermata la linea italiana, che è una linea molto precisa, molto accurata di controllo e di verifica di tutte le persone che entrano in Italia. Ovviamente quelli che vengono a contatto poi, ma un po' tutti poi, prima o poi nei punti di o nelle caserme o diciamo nei punti di sbarco eccetera, vengono monitorati, vengono controllati, tutti vengono sottoposti a Mantou, quella di cui parlavamo prima dei contatti della bimba, per la tubercolosi, proprio perché venendo da paesi ad alta endemia la possibilità c'è, quindi Mantou, se la Mantou è positiva, radiografia del torace, se la radiografia del torace è positiva, subito broncoscopia. Anche a Pordenone si fa così, però grazie a questo abbiamo già identificato anche l'anno scorso qualche caso di tubercolosi in pazienti, in persone provenienti da, nei cosiddetti migranti, tra virgolette, e questo quindi per dire, per rassicurare la popolazione, che poi nel momento in cui invece rimangono, diciamo, e vivono qui, un primo screening, ovviamente non si riesce a screenare completamente tutto, ma le cose più importanti sì, un primo screening è stato fatto. Quindi direi che il rischio nel complesso che loro arrivino con qualche malattia e che questa poi si possa trasmettere a noi come popolazione, in realtà è un rischio basso e sul quale comunque le autorità sanitarie stanno vigilando e lavoriamo su questo, quindi direi ragionevolmente, perché sta tranquilli. Nella medicina non si può mai dire al 100% stiamo tranquilli, però diciamo si può dire ragionevolmente che non ci sono particolari grandi problemi. Dottore, tanti auguri di buona Pasqua a lei, a famiglia, a voi, e soprattutto ai suoi collaboratori che rendono appunto il reparto di infettivologia, no? Perché sì, si chiama così, dell'azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale, nello specifico appunto Santa Maria degli Angeli di Pordenone, una vera eccellenza, lo possiamo dire, a livello appunto nazionale. Grazie a persone come Massimo Crapis, grazie ancora, dottore, per essere stato in nostra compagnia. Droga davanti alle scuole, carabinieri in azione nel veneziano, il servizio. Spaccio di droga tra i più giovani, blitz dei carabinieri di Mestre con le unità cinofile nei pressi degli istituti scolastici. I militari dell'arma della tenenza di mira hanno sorpreso un quindicenne ed un ventenne che vendevano marijuana ad alcuni giovani del posto. I due, secondo quanto ricostruito, si incontravano all'ingresso, all'uscita da scuola o in altri luoghi. I militari tenevano d'occhio da qualche tempo il quindicenne e ieri mattina, quando è uscito da un'abitazione andando verso l'autobus, lo hanno fermato. Nella biancheria intima del giovane sono spuntati 7 involucri di marijuana e 30 euro in banconote. I carabinieri hanno poi controllato la casa dalla quale il giovane era uscito, intercettando il ventenne. Nel bagno della sua abitazione, dietro ad il lavabo, sono stati trovati oltre 50 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Per entrambi è scattata l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dalla cessione di droga eseguita a favore di minorenni.
minorenni e nelle vicinanze di istituti scolastici. Il quindicenne è stato denunciato alla competente procura e affidato alla famiglia. Il maggiorenne è stato invece dichiarato in arresto e tenuto ai domiciliari in attesa del giudizio. Do il ben ritrovato anche all'architetto Alberto Marchiori, presidente di Ascom Confcommercio per il Friuli Occidentale. Ben ritrovato architetto, grazie per essere in nostra compagnia. Ci siamo visti all'incontro, al convegno relativo alla Mitica. Ecco, che idea si è fatto innanzitutto appunto di questo progetto green di rendere sempre più verdi le nostre caserme, ma soprattutto recuperarle senza andare a cementificare magari altrove? L'idea è un'idea estremamente positiva, ma come sempre lo Stato arriva tardi rispetto all'attenzione che le nostre amministrazioni comunali invece hanno ormai da tempo fatto su un'area così strategica per il territorio. Quindi benvenga questa iniziativa, cade in un momento in cui ci sono poche risorse. È comunque importante valutare da parte dell'amministrazione un progetto interessante per trasformare quell'area che è strategica, che ha una dimensione quasi come tutto il centro storico di Pordenone e quindi può diventare sia un polmone di verde che anche un'area interessante per alcune residenzialità particolari che oggi non trovano spazio in città. Penso che ci sia spazio per diversi interventi, fra cui quello di contemplare ulteriormente quell'attenzione per il verde che questa città ha da tempo e sulla quale l'amministrazione comunale ha investito addirittura con una professionalità di alto livello dedicata, per cui penso che noi tutti dovremmo stare vicini all'amministrazione per dare dei consigli, per favorire un intervento di tipo pubblico-privato che trasformi questa parte della città e che la renda ancora più unita, perché è chiaro che questa struttura oggi creava una disunione fra una parte e l'altra del territorio. Presidente, ieri sera abbiamo dato così la notizia della possibilità che l'IVA salga di un punto percentuale. Poi sono arrivate magari delle smentite, qualcuno ha detto no, con noi al governo mai. Secondo lei è un rischio concreto che stiamo correndo, visto i conti che preoccupano per quanto riguarda l'Italia, ma soprattutto se ciò dovesse avvenire è preoccupato per ovviamente i cittadini, ma soprattutto per i consumi che subirebbero un aumento, un'impennata pazzesca? Allora, lei sa che da sempre la nostra Confederazione, il nostro Presidente Nazionale, ha fatto di tutto per scongiurare questo rischio che è latente, perché il governo deve trovare delle soluzioni per evitare che scatti questo automatismo che è già previsto per legge. Le posso dire peraltro che io ieri e l'altro ieri ero a Roma, ho partecipato ad un incontro con il nostro presidente casuale e avevo con me il dottor Vanin, nostro pordenonese, responsabile dell'unità di crisi delle aziende del Ministero del Lavoro, quindi stretto collaboratore di Di Maio, che ci ha dimostrato e fatto vedere che non c'è nessuna volontà da parte di Di Maio, vice premier, quindi dei 5 Stelle, di passare all'aumento dell'IVA. Credo che sia anche, non, per l'amore di Dio, siamo in par condicio, però non voglio, credo che sia anche una mossa politica in questo momento non creare un azzardo di aumentare l'IVA, perché altrimenti è una mossa politica che ha portato avanti chi c'era al governo prima, cioè secondo me più che una mossa politica è come dire un'attenzione per un'economia che come dire langue, un mercato interno fermo, bloccato, le nostre aziende soffrono moltissimo. L'aumento dell'IVA non farebbe altro che incrementare ulteriormente. Infatti una cosa che non capisco è che il presidente di Confartigianato Nazionale dica aumentiamo l'IVA, come se le sue aziende non fossero soggette a fatturazione con IVA, a meno che non abbiano un esonero particolare, ma questo probabilmente lo sa solo lui. Cioè, certo è che bisogna trovarli questi soldi, probabilmente potevano non essere fatte altre mosse. Comunque
sia Salvini che Di Maio hanno rassicurato il nostro Presidente Sangalli ieri e anche oggi all'interno dell'evento di Unione Camera Nazionale è stato ribadito questo concetto. Dopodiché si mettono d'accordo con Tria, trovino altre risorse. Il Paese sicuramente rischia molto e il mondo economico, quello che noi rappresentiamo, è fortemente in difficoltà. L'aumento dell'IVA rischierebbe di far collassare il sistema. Presidente, passiamo agli auguri di Pasqua. Io l'ho invitata stasera anche per questo, visto che poi non avremo magari più occasione, a chi vuole rivolgere Intanto gli auguri a tutti i nostri imprenditori, a tutti i nostri cittadini, perché possano rasserenarsi in un periodo dedicato alle festività pasquali, per i credenti in particolare, e per tutti. E per i credenti è sicuramente un momento triste, perché quello che è successo giorni fa a Parigi con la cattedrale Notre Dame ci ha lasciato l'amaro in bocca a tutti. È un patrimonio del mondo. Fortuna non è crollato tutto, quindi non abbiamo perso. Ecco, quindi anche ai francesi un augurio di buona Pasqua. Spero che il mondo, l'Europa, sappia reagire positivamente di fronte a queste disgrazie e quindi spero che anche questa Pasqua porti serenità, che si blocchi questa guerra in atto nei paesi a noi vicini come la Libia, perché abbiamo bisogno di serenità e non certo di ulteriori conflitti. Siamo già in guerra dal punto di vista economico, non servono anche le guerre materiali. Tanti auguroni anche al presidente di Ascom Concommercio del Friuli Occidentale, Alberto Marchiori, a tutto il suo staff, a tutti i suoi collaboratori. Grazie a voi. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Sospeso lo stato di agitazione degli agenti della polizia locale Deluti Carnia. Vediamo il servizio, poi andiamo nel comune di Pordenone. Chissà allora di cosa ci parlerà l'assessore De Bortoli. Servizio regolare da parte degli agenti della polizia locale Deluti Carnia. Lo stato di agitazione è stato sospeso dalla CISAL, facendo venir meno la procedura di conciliazione convocata nella sede della prefettura di Udine nei prossimi giorni. Il delicato momento elettorale per le elezioni, il rinnovo di molte amministrazioni locali e i tempi stretti per affrontare le problematiche oggetto dell'avvertenza, le motivazioni presentate dal sindacato. Nel recepire il provvedimento, posto che il periodo elettorale era già noto all'organizzazione, e nel confermare la propria disponibilità al controllo, le questioni oggetto del contendere richiedono una discussione in sede di contrattazione regionale. Uti Carnia registra anche la comunicazione sottoscritta da parte di 13, per un totale di 19 agenti, nella quale, relativamente alla proclamazione dello stato di agitazione da parte delle organizzazioni sindacali, riferiscono di dissociarsi dalle modalità utilizzate per manifestare le rimostranze e dalla sede prescelta per la risoluzione della controversia, evidenziando che la maggior parte degli operatori non era stata neppure preventivamente informata delle intenzioni. Parliamo allora di sport. Mi sembra di capire che questo è l'argomento caro all'assessore Walter De Bortoli, assessore del comune di Pordenone. Ben ritrovato innanzitutto. Grazie direttore. Le ultimissime. Allora, sono appena stato alle 16.30 al Concordia, dove ho visto 1000 atleti con 5 nazioni europee, con 65 squadre di volley. L'associazione Insieme per Pordenone Volley ha organizzato la 13ª edizione del trofeo Città di Pordenone Volley e l'8º trofeo Memorial di Nicola Baratin. È stato un colpo d'occhio eccezionale, perché vedere tutte queste divise colorate, vedere quanto entusiasmo c'erano in giovani da 13, 14 anni e anche 16 anni, le varie categorie maschili e femminili, che si misureranno nelle nostre palestre di tutta la provincia di Pordenone, ma in modo particolare nelle nostre strutture pordenonesi, fino a sabato, per poi convogliare nelle finali al Pala Gallini con grande successo sportivo. E questo, insomma,
lei sa che lo sport vi fa sempre grande gioia, ma non finisce qui, perché non dobbiamo dimenticare che oggi vi ha fatto giunta, abbiamo deliberato questo nostro affiancamento al Pordenone Calcio, che in buona sostanza faremo vedere la partita in diretta. Maxi schermo in Piazza San Marco alle ore 14:30 di sabato. La nostra squadra che si incontrerà a Gubbio, la squadra del Gubbio, e dopo ci auguriamo di poter proseguire gli festeggiamenti al ritorno della nostra squadra pordenonese in piazza 20 settembre. Comunque domani affineremo ancora la parte organizzativa per poi ampiamente comunicarla, ma comunque sicuramente in piazza San Marco di Pordenone a fianco al municipio alle ore 14:30 di sabato ci sarà la visione gratuita naturalmente dell'incontro del Pordenone Calcio. E dopo i festeggiamenti la sera al Piazza Settembre vedremo i risultati, ma auspichiamo che ci possano essere. Dalle ore prevediamo che la squadra in fatto di vittoria possa raggiungere alle 23:30, e per cui un saluto anche da parte dell'amministrazione comunale, da parte del nostro sindaco, in modo particolare a questa nostra squadra del cuore. Non dimentichiamo però che domani dalle ore nel tardo pomeriggio sarà anche l'inaugurazione della trofeo Cornacchia di volley e il trofeo Gallini di Calcio, altre manifestazioni con 3.000 partecipanti, grandissime nazioni di tutto il mondo, anche dal Brasile, e per cui sfideranno in Piazza di Settembre con un augurio di benvenuto a Pordenone, e poi partiranno le competizioni per quanto riguarda questi bellissimi sport che costantemente si rinnovano nella nostra città. Non dobbiamo dimenticare che alle ore 18 ci sarà anche il trofeo Muner, grande campione dello sport del basket, un grande memorial, che ci sono varie nazioni che partecipano a questa competizione, tutti quanti giovani. Consideri che vediamo veramente tanti giovani, nell'età in cui il giovane comincia ad affrontare le prime regole, diciamo, importanti nella vita. È importante giocare a squadra, formarsi proprio mentalmente e anche fisicamente come sportivo, e per cui il partecipare di avere a Pordenone in questo weekend più di 4.000 atleti provenienti da tutto quanto il mondo, insomma, per il mondo sportivo sicuramente è un grande vanto. Voglio chiudere raccogliendo dal 25 al 28 abbiamo raccolto l'allarme della Gomonauti di Pordenone. L'ho raccolto in modo particolare non tanto per la 500 miglia, che partirà probabilmente non da Pordenone ma da un comune vicino per raggiungere Pavia, ma per quanto riguarda il prossimo ottobre, il prossimo autunno, che si prevede poi la gomonata tradizionale con molti equipaggi che partecipano. Ecco, io voglio lanciare un appello alla Regione, in buona sostanza, che dia le sostanze con i vari referati di protezione civile, eccetera, perché il nostro fiume amato possa essere messo in stato di navigazione e in sicurezza e poter fare poi questa grande manifestazione sportiva. Caro editore, concludo facendo gli auguri di buona Pasqua alle famiglie italiane, pordenonesi in modo particolare, di farlo proprio con questi eventi sportivi che non mancheranno la nostra città, e dando l'appuntamento agli spettatori di Pordenone al prossimo intervento in questa emittente. L'aspettiamo a braccia aperte. Walter De Bortoli, tanti auguri anche a lei e al suo staff, assessore del comune di Pordenone. Grazie ancora per essere stato con noi. Scuola. In Veneto uno studente su 9 lascia gli studi, l'abbandono scolastico è il più basso in tutta la penisola. In Veneto un ragazzo su 9 abbandona la scuola con al massimo la licenza di terza media in tasca. I dati sono stati forniti dall'ufficio scolastico regionale e dimostrano che in Veneto il fenomeno dei drop out, vale a dire gli abbandoni precoci dell'istruzione o formazione scolastica senza aver raggiunto un titolo di studio secondario, è meno accentuato della media nazionale. L'Istat nel rapporto SDGS 2019, reso noto in queste ore, ha rilevato che nel 2018
18. Il 14,5% dei ragazzi di 18-24 anni ha abbandonato gli studi con al più la licenza media, pari a 1 su 7. L'uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione è aumentata negli ultimi 2 anni, tornando così ai livelli del 2015, e riguarda soprattutto le regioni del Mezzogiorno e i maschi. In Veneto la situazione è migliore, soprattutto se guardiamo a livello di competenze che gli allievi raggiungono, fanno sapere da Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, ma non siamo soddisfatti. Gli studenti di terza superiore che non raggiungono la sufficienza, sempre in Veneto, sono 28 su 100, mentre la media nazionale è del 34,3%. Gli insufficienti nelle competenze alfabetico in Veneto sono 28 su 100, 6 punti meno della media nazionale, mentre nelle competenze matematiche a non raggiungere la sufficienza sono 32 su 100, a fronte di una media nazionale del 40,1% dei giovani. Anche la percentuale dei laureati in Veneto è superiore a quella del resto del paese. Il 32% dei giovani di 30-34 anni è laureato o ha un titolo terziario, mentre la media nazionale non arriva al 28%. Andiamo in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti. Compagnia di Franco Zanon, che è candidato sindaco a Concordia Sagittaria. Il centro-sinistra ha sciolto le riserve. Zanon dunque si presenta in contrapposizione a Claudio Odorico, attuale primo cittadino. Bentrovato, grazie per aver accolto il nostro invito. Zanon, da dove si parte per migliorare Concordia? Beh, intanto saluto tutti i telespettatori, ringrazio dell'invito che mi è stato fatto. E, diciamo che per Concordia noi abbiamo cominciato circa un anno fa con un periodo di ascolto e di ricezione, contattando parecchi personaggi della vita pubblica e privata di Concordia. E da tutto questo lavoro di ascolto abbiamo avuto la possibilità di avere parecchio materiale su cui lavorare, su cui approntare un programma basato su 5 punti, abbastanza limitato forse, però assolutamente valido. Perché, ce li può dire i 5 punti? Sì, 5 punti sono la cultura, la comunità, l'ambiente, l'innovazione e il lavoro. E sulla cultura, entrando direttamente, anche se superficialmente, sicuramente su questo programma, possiamo dire che interessa molto a noi dare ascolto alle scuole, cercare di avere un'interazione tra scuola e lo sport, di modo che si possano compiere si possa strutturare un lavoro che possa essere foriero di novità per l'ambiente culturale di Concordia, oltre che chiaramente potenziare il cinema e anche la biblioteca. Beh, parlando poi di cultura, insomma, Concordia ne ha. Concordia, che è un museo a cielo aperto ed è quello a cui noi vorremmo aspirare, di dare finalmente alla comunità di Concordia veramente un percorso archeologico che possa essere usufruito veramente a cielo aperto, visto che di cose ne abbiamo veramente tante. Ambiente invece? E sull'ambiente si punta molto, sempre attraverso le scuole si punterà molto sull'educare al consumo, a diminuire il consumo della plastica soprattutto, ad essere molto più attenti alla gestione delle nostre risorse, e sempre attraverso la scuola si punta a dare una maggiore educazione
di principio ai nostri cittadini, insomma. Bene, bene, ecco. Bene. Grazie a Francesco Zanon per essere stato con noi, poi nel corso dei telegiornali successivi vedremo di avere anche l'altro candidato, così poi Alberto un po' per tutti gli altri comuni del mandamento portoguarese. Grazie di nuovo per essere stato con noi. Grazie a voi e ringrazio ancora i telespettatori. Linea a Pordenone. Grazie ovviamente agli amici della redazione del Veneto. Prossimo ospite nostro, l'avvocato Alessandra Marchi. Ben ritrovata, grazie per essere in nostra compagnia. Nei giorni scorsi abbiamo urlato libertà, libertà, ma soprattutto abbiamo creato un concetto molto importante che è stato ribadito anche attraverso uno striscione che compare nei pressi del municipio. Per sostenere che cosa? Mi sembra anche di capire che coinvolta c'è una donna che tra altre cose, esatto, mi sembrerà che sia anche una sua collega. Esatto. Beh, in questi giorni si sta parlando moltissimo, ci sono state tantissime iniziative a sostegno dell'avvocatessa iraniana che abbiamo sentito è stata condannata a 38 anni di carcere e 148 frustate, quindi una cosa che ha dell'incredibile. Uno può morire per le frustate, e se gli anni di carcere saranno effettivi, come purtroppo accade in quei paesi, non come in Italia, Nashrin non uscirà viva dal carcere a 55 anni, quindi a meno che non, insomma, abbia una lunga vita, non sia centenaria, questo condannata potrebbe per quale essere motivo, il suo futuro. Avvocato? Allora, i motivi per i quali è stata condannata sono sostanzialmente di aver accusata di aver fatto propaganda contro lo Stato e di essere apparsa senza velo in pubblico. Ma lei, tra l'altro, questa condanna è una condanna che originariamente era di 33 anni, che si somma ad un'altra condanna già inflittale nel 2016 di 5 anni, perché si era battuta affinché fosse garantita la difesa legale. Cioè, cosa significa? Che in Iran, a Teheran, quando si commettono dei reati contro la sicurezza dello Stato, agli imputati non è data la possibilità di scegliersi un avvocato. Devono nominare un avvocato che viene già predisposto, sostanzialmente, chiamiamolo un avvocato di regime, che viene indicato dallo Stato. A Teheran sono 20, quindi uno non ha nemmeno la possibilità di scegliersi l'avvocato, ed è intuibile che le sorti del processo vengono già decise. Pilotate, quindi. Esatto, ma Nashrin si è ovviamente da sempre battuta per i più deboli, per coloro che non hanno voce, quindi i minori, le donne, tutti coloro che subiscono dei maltrattamenti. Pensate che in Iran tra il 2005 e il 2015 sono stati condannati a morte ben 73 bambini, perché stiamo parlando di minorenni, che si erano resi responsabili di reati come la violenza, furti o altre cose, e sono stati condannati a morte. E Nashrin si è sempre battuta perché queste cose non avvenissero, sicuramente sugli adulti, ma a maggior ragione anche sui bambini. Quindi di qui questa mobilitazione internazionale da parte di Amnesty International, dall'Italia e di tantissimi stati che stanno manifestando per chiedere la sua libertà e per richiamare all'attenzione queste cose assurde, insomma, una donna, un avvocato che si batte per i diritti civili alla fine, perché stiamo parlando di diritti civili, che subisce questa sorta, questa onta e questa cosa che è assolutamente inaccettabile per chi come me si batte da sempre per i diritti delle donne, dei più deboli e di chi non ha voce. Questa è una vicenda che mi ha fortemente turbata, sì, e mi auguro, insomma, che questo serva a riportare all'attenzione pubblica l'importanza di tutte le battaglie che questa donna sta facendo, alla quale io sono personalmente molto vicina, e mi auguro veramente che non solo riconquisti la sua libertà, ma che si continui assolutamente a parlare di queste tematiche, non certo, solo che l'attenzione non venga in mai Italia, meno. Che l'attenzione non venga meno.
Tanti auguroni di buona Pasqua. Grazie anche a voi tutti dell'emittente e a tutti i collaboratori e a famiglia naturalmente. Ci rivedremo la settimana prossima. Grazie ad Alessandra Marchi, la nostra amica. Altre cose legale. Pasqua 2019, spiagge già pronte per il ponte, a Jesolo aperti 200 alberghi, traffico in salita sulle autostrade. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, il detto recita più o meno così e a nord-est ci si prepara ad un ponte pasquale che potrebbe segnare il vero risveglio che anticipa l'estate, meteo permettendo, anche se parrebbe, ci fossero davvero buone speranze per una giornata di sole con clima tipicamente primaverile. Se da un lato c'è chi sceglie lo spostamento in giornata, dall'altro saranno in molti a spostarsi per una prima vacanza sfruttando il calendario agevole. A Jesolo ci saranno almeno 200 hotel aperti, secondo le rilevazioni dell'Associazione Jesolana Albergatori, con un'occupazione che toccherà l'80%, una spiaggia già in gran parte attrezzata. Il lungo ponte pasquale, di fatto l'unico di tutto il 2019, è pronto a consegnare alla città numeri importanti in fatto di presenze. Le strutture ricettive aperte sono quasi tre volte tanto della Pasqua 2018, una situazione, quella di Pasqua, che si inserisce in un contesto positivo a livello nazionale, come sottolineato dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. Siamo sempre pronti ad usare cautela anche di fronte a segnali confortanti, perché nel nostro comparto non c'è nulla di scontato, ha detto Bocca, ma ci rassicura comunque constatare che quest'anno per la Pasqua si muoveranno più di 21 milioni di italiani. Sin dalla ricorrenza pasquale, in cui si registra una crescita di quasi il 13% rispetto allo scorso anno, fino all'intera sequenza dei ponti, il trend punta tutto in avanti. Saranno infine 5 giorni da Bolino Rosso sull'autostrada A4 in una sola settimana. Autovie Venete potenzierà il personale di esazione alla barriera di Trieste Liserte ai caselli delle principali località di mare, traffico intenso già a partire da oggi. I transiti resteranno elevati lungo la stessa direzione anche domani, venerdì 19, quando è previsto il rientro a casa dei lavoratori dell'Est Europa. L'afflusso dei veicoli si manterrà abbastanza sostenuto anche nella mattinata di sabato, per diminuire poi nel corso di pomeriggio. La domenica di Pasqua sarà decisamente tranquilla. Il bel tempo previsto fino a lunedì favorirà l'incremento dei veicoli nel giorno di Pasquetta su tutta la A4. Martedì 23 giornata di tregua, mentre mercoledì 24 la barriera di Trieste-Liserte in uscita verso il capoluogo giuliano tornerà ad essere sotto pressione. La settimana di traffico intenso e da Bolino Rosso si concluderà giovedì 25. Si parlava ovviamente di Pasqua, di Pasquetta, delle prossime feste, del ponte che ci attende. Ovviamente sfogo e visibilità al turismo, turismo che può essere anche volano per la nostra città, per Pordenone, guardando all'Uncello. Assessore Stefania Boltin, ben ritrovata, grazie per essere in nostra compagnia. Buonasera a lei e anche a tutti i telespettatori. Tema del quale si discute già da diversi anni, da tempo, si è discusso anche ieri nel corso della presentazione della 500 miglia 2.0, l'Uncello che da qualche mese a questa parte non è più navigabile. Ci sono innanzitutto dei rischi idraulici? Per quanto riguarda appunto... Da questo punto di vista posso assolutamente rassicurare tutti dicendo che non c'è un rischio idraulico, anche perché abbiamo i tecnici in comune che possono decretare queste cose. Ricordo sempre che alla difesa del suolo idrico, uno dei miei uffici di competenza, c'è un ingegnere idraulico che quindi lui può sicuramente testare anche queste affermazioni che fa. La viabilità che potrebbe essere però ripristinata, immagino, no? Da quello che ho capito ci sono 200.000 euro in arrivo, il primo step verso magari interventi sistematici e mirati. Sì, ricordiamo sempre che i contributi che vengono destinati dalla regione al comune, perché è la regione che dovrebbe fare gli interventi di manutenzione sia del Uncello che del nostro fiume Meduna, noi siamo solamente in delegazione amministrativa, vengono fatti questi interventi per limitare il rischio idraulico. Quindi la navigabilità del fiume viene in seconda battuta. Importante, certo, è l'aspetto
idraulico. Ecco, aspetto idraulico che non interessa soltanto Noncello, ma interessa un po' tutto il territorio comunale. Quali sono i punti più critici, ma soprattutto le azioni che l'amministrazione comunale intende porre in essere proprio per evitare determinati episodi? Ma abbiamo una parte che stiamo vedendo di sistemare anche con i volontari della Protezione Civile riguardante il Meduna verso la zona di Corva e poi, come diceva, stava anticipando anche lei prima, il Noncello. Purtroppo il fortunale che ci ha colpiti lo scorso ottobre, 30 e 31 ottobre dello scorso anno, ha creato un sacco di danni nell'alveo del Noncello. Infatti si sono schiantati un sacco di alberi e parte delle sponde stanno franando. Quindi è stato richiesto già l'anno scorso il contributo alla Regione. Nei prossimi giorni riceveremo 200.000 euro in delegazione amministrativa, come dicevo prima. Faremo l'appalto immediato, partiranno i lavori e che finiranno entro la fine dell'estate. Purtroppo non possiamo garantire ai gomonauti la partenza della prossima settimana dall'imbarcadero di Pordenone, dovranno partire dalla Salute di Livenza perché purtroppo non è navigabile il fiume. Comunicazione di servizio mi sembra che riguarda GEA adesso, no? C'è un passaggio che vuole... Sì, volevo ricordare anche tutti gli utenti che per il giorno 22 aprile, quindi il giorno di Pasquetta, verrà regolarmente gestito il servizio di raccolta del secco indifferenziato nell'area esterna. Saranno chiusi naturalmente gli uffici e anche l'ecocentro. E tanti auguroni di buona Pasqua a lei, alla sua famiglia, a tutti i collaboratori, a chi lavora ovviamente per il comune di Pordenone, ma a tutti i dipendenti, insomma. Assolutamente, stendiamo a tutti l'augurio di una serena Pasqua e soprattutto in famiglia. Grazie, grazie davvero Stefania Boltinga, assessore del comune di Pordenone. Allora andiamo con la dottoressa Francesca Vaccaro. Tanti sicuramente i temi, ne abbiamo scelti due principalmente, magari non parleremo di IVA aumenti, quello poi insomma è un tema politico che dovrà affrontare il governo giallo-verde. Mi sembra che invece l'argomento di stasera sia riferito a sanatoria, saldo e stralcio per persone fisiche. Ben ritrovati innanzitutto. Ben trovati, infatti il tema è proprio questo, direttore. Abbiamo scelto questo tema perché la scadenza è vicina, è appunto il 30 aprile. Oltre alla formula di agevolazione, di rottamazione, detta rottamazione TER, di cui abbiamo parlato anche da qui, c'è un'altra formula per le cartelle che riguarda solo le persone fisiche, che è decisamente, decisamente importante e che scade appunto il 30 aprile. Per cui abbiamo voluto farvi un piccolo promemoria e un piccolo riepilogo di come funziona. Si tratta in sostanza di quella che viene definita a saldo e stralcio, in modo confidenziale, perché riguarda effettivamente la possibilità per chi, quindi dal punto di vista soggettivo, per le persone fisiche, quindi non società di persone, non società di capitali, non enti, per debiti propri, che riguardano cosa? Tributi e contributi, contributi previdenziali, sostanzialmente riferiti all'INPS, perché per quello che riguarda le casse private previdenziali c'è un tema abbastanza aperto e controverso, per cui non è magari semplice parlarne da qui. Però insomma sostanzialmente diciamo che tributi e contributi che derivano da ruoli, quindi che vengono affidati, sono stati affidati all'agente della riscossione e quindi si sono trasformati poi in cartelle, a meno che non si tratti di contributi che l'INPS riscuote personalmente, in questo caso vale anche l'avviso di debito dell'INPS, che siano stati appunto affidati all'agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Quindi conta questo e non conta la data in cui il contribuente l'ha ricevuto, ma appunto l'affidamento a ruolo. Ecco, la possibilità offerta da questa formula è quella di poter sanare questo debito di tributo e contributo per la linea solo capitale, quindi prima di ogni cosa si rimuove la sanzione, si rimuove l'interesse di mora, rimane solo l'interesse di ritardato pagamento e diventa quella la linea di capitale su cui stiamo ragionando, ma su questa c'è un abbattimento decisamente importante che è collegato all'ISEE del contribuente e del nucleo familiare del contribuente. Se questo ISEE è fino a 20.000 euro, l'abbattimento è decisamente importante in tre scaglioni. Riepilogo, si paga il 16% della linea capitale, quindi imposta più interessi di dilazione, quindi il 16%, non un abbattimento del 16%, è decisamente importante se l'ISEE è fino a 8.500 euro. L'abbattimento porta a pagare il 20% delle imposte e degli interessi se l'ISEE è tra 8.500 e 12.500 e il 35% delle imposte e degli interessi se siamo sopra quest'ultima soglia e fino ai 20.000. Qual è la discriminante? Quindi quando siamo certi che abbiamo il ruolo nell'intervallo temporale, che è un debito di persona fisica e che effettivamente il nostro ISEE è fino a 20.000 euro compreso, il fatto di disporre di questo ISEE.
perché l'ISEE deve essere allegato alla domanda, ricordo che scade il 30 di aprile. Quindi siccome per dare l'ISEE l'INPS si prende fino a 10 giorni lavorativi, che adesso fino al 30 non ci sono più, ma che comunque di solito l'INPS rispetta in termini di maggiore velocità, invito chiunque fosse interessato a questa forma di sanatoria di recarsi immediatamente da un professionista di riferimento per poter aderire entro il 30 aprile 2019. Tanti auguri di buona Pasqua anche a lei. Certo, buona Pasqua a tutti. Grazie, grazie ovviamente a Francesca Vaccaro, nostra dottoressa commercialista che tornerà con noi ovviamente la settimana prossima. Alessio, a te il compito allora di chiudere questa prima parte, vedo già con l'ospite, a seguire l'Osmer, la borsa, tutte altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine, da quella del Veneto, e poi la serata proseguirà come sempre all'insegna dell'informazione. Grazie Alberto, perché chiudiamo con lo sport, torna di ruota in ruota a Porto Gruaro, siamo proprio con il presidente dell'associazione sportiva, Mauro Zanco, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie. Beh, insomma, si riparte, presidente. Sì, si riparte con una nuova veste, quest'anno di ruota in ruota, 16ª edizione, parte come in passato dalla Piazza della Repubblica di Porto Gruaro, e quindi colgo l'occasione anche per ringraziare l'amministrazione comunale e per darci questa possibilità, e si riparte il 12 maggio e la novità è quindi una veste nuova che quest'anno, dopo quasi tutte le edizioni passate in versione diciamo serale, quest'anno si riparte la domenica mattina. La data è il 12. Il 12 maggio, in caso di pioggia ricordo che verrà spostata la domenica successiva, in occasione tra l'altro anche della Terra dei Dogi di Porto Gruaro, quindi chi arriverà anche a Porto Gruaro da fuori potrà anche godere della manifestazione insomma ormai importante per il portoghese e non solo. La manifestazione, dicevo, parte, si veste appunto di nuovo e parte nuovamente come le prime due edizioni in passato la mattina per dare la possibilità di far conoscere il territorio. E con noi ha sposato il progetto il Consorzio di Bonifica in occasione di Terre Volute per il Festival della Bonifica, e quindi per dare una breve diciamo nozione sul tracciato, si partirà quindi da Piazza della Repubblica alle 9:30, si arriverà ricordo comunque che ci si può iscrivere la domenica mattina stessa, non ci sono problemi, e si arriverà a Lugognana dove ci sarà un ristoro, è previsto un ristoro nel giardino adiacente allo space di Lugognana. Fatto il ristoro si ripartirà verso Sindacale dove è previsto il pasta party, quindi dove ci si fermerà, ma dove soprattutto grazie appunto alla collaborazione del Consorzio di Bonifica verrà messo un maxi schermo per dare la possibilità innanzitutto agli appassionati di vedere dei motori dei primi 900 che sono stati ristrutturati, dei motori dell'idrovora diesel che sono stati ristrutturati completamente, e dare la possibilità quindi a tutti, perché era quasi impossibile far entrare tutti nella locazione insomma dove ci sono i motori, e poi verrà anche fatto diciamo verranno anche informati, verrà fatto anche un discorso su quello che è la situazione idrogeologica del territorio, che è quello che ci teniamo a far conoscere. Ci tengo però anche ad un risvolto importante, perché i proventi andranno ad una associazione altrettanto importante. Come ogni anno, tutto il ricavato utile chiaramente va una parte all'associazione pensionati di Lugugnana, che si occupa del trasporto delle persone in difficoltà verso gli ospedali, verso i luoghi di cura. Ma il progetto principale che quest'anno abbiamo sposato, uso questo termine, insomma, è in collaborazione con l'Andos e l'AIL e l'Associazione in Famiglia, è un progetto che è di supporto psicologico, di elaborazione del lutto rivolto ai familiari di pazienti oncologici, siano essi iscritti ovviamente alle associazioni e non. E non. Quindi appuntamento al 12 di maggio. Certo. Grazie per essere stato con noi a Mauro Zanco, presidente di Ruota in Ruota. Linea subito all'Osmer, dopo la borsa alla pubblicità e poi si continua. Ancora con l'informazione, restate con noi. Buonasera a tutti, oggi è una giornata che è rimasta prevalentemente bella fino al primo pomeriggio, almeno per quanto riguarda la pianura e la costa,
e le temperature sono salite rapidamente fino a 22-23 gradi. Nel pomeriggio invece un po' di nuvolosità ci aspettavamo, è arrivata da est, da nord-est, quindi dalla vicina Slovenia, e ha interessato la nostra montagna e anche zone di pianure della costa, portando un po' di variabilità, ma direi nulla di importante. Soffiato un po' di bora oggi sulla costa, con raffiche fino a oltre 50 km all'ora, quasi 60 km all'ora. È durata quasi tutta la giornata, anche se un po' si è attenuata nelle ore centrali. Domani avremo una bella giornata, prevalentemente col cielo sereno su tutta la regione, perché arriva aria più secca rispetto a quella di oggi. Soltanto nel pomeriggio ci aspettiamo qualche cumulo, seppur innocuo, in montagna e sulla fascia più orientale della nostra regione, vicino alla Slovenia. Continuerà a soffiare un po' di burino durante la notte fino a domani mattina, poi un po' di brezza, quindi cesserà la bora, soffierà brezza anche se sarà ancora abbastanza sostenuta. Le temperature massime in pianura saliranno fino a 24 gradi probabilmente, mentre rimarranno più basse, decisamente sotto i 20 sulla costa. Infatti la brezza porta dentro aria dal mare, che ha ancora una temperatura piuttosto bassa, siamo a valore attorno ai 13-14 gradi la temperatura dell'acqua. Il tempo rimane bello anche sabato e domenica, con cielo che rimarrà prevalentemente sereno sulla nostra regione, temperature simili ai valori di domani, quindi con minima attorno ai 9-10 gradi in pianura, attorno agli 11-12 sulla costa, massimi attorno ai 24, forse localmente anche 25 gradi in pianura. È tutto, buona giornata. Ultima seduta prima della pausa per Pasqua con segno meno per Piazza Affari. Il FUZEMIB, che ieri aveva aggiornato i massimi annui a quota 20.000 punti, ha chiuso con un calo dello 0,20%, lo share dello 0,17%. Sul parterre di Piazza Affari spiccano i cali di alcune banche, con prese di profitto dopo rally delle ultime sedute di Unicredit, UbiBanca. Seduta difficile anche per Telecom Italia, che prosegue il trend negativo delle ultime settimane. Peggior performance di giornata anche oggi è stata la Juventus. Il calo odierno segue l'oltre 17% di ieri, dovuto all'eliminazione dalla Champions League a opera dell'Ajax. Nella sola giornata di ieri sono stati bruciati 270 milioni di euro di capitalizzazione. Chiusura in moderato calo per Saipem, che nella prima parte di giornata si era invece mossa in forte rialzo sulla scia dei conti del primo trimestre, che hanno visto ricavi oltre le attese. Ben ritrovati Luca Gentili, amici e amiche, la visione all'ascolto. Continua l'informazione su TPN dal Friuli Venezia Giulia, in questo caso dalla redazione di Udine, che copre l'area delle province friulane e la provincia triestina. Quando i cittadini stanno dalla parte della giustizia e grazie alla denuncia di un pensionato, la sezione operativa della compagnia di Udine dell'Arma dei Carabinieri è riuscita a sgominare una banda di spacciatori che avevano preso in affitto un appartamento riducendolo a luogo di incontro e spaccio. Nei guai un ragazzo di Udine, 22 anni, denunciato per spaccio, trovato in possesso di 30 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Per un 19enne e un 18enne di Udine e l'altro di Trieste, residente però interland udinese, sono stati invece segnalati come assuntori alla prefettura del capoluogo friulano, perché trovati in possesso di circa un grammo a testa di Maria. Dal centro di Trieste alla stazione ferroviaria di Villa Opicina, per poi raggiungere in treno Lubiana grazie a un biglietto unico che consente di viaggiare sui mezzi di due operatori di trasporto pubblico a una tariffa vantaggiosa. E questo è il risultato di un'azione sperimentale che ha preso avvio agli inizi di marzo e che sarà testata fino a fine agosto 2019, grazie alla collaborazione di Trieste Trasporti e Slovenske Železnice, ferrovie slovene. I cittadini possono infatti acquistare online il biglietto integrato e usufruire così del servizio. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede del Centro Europeo Iniziativa Trieste, alla presenza del segretario generale dell'INCE, Roberto Antonione, e dell'assessore regionale alle infrastrutture, Graziano Pizzimenti. L'attività rientra nell'ambito del progetto europeo Connectce, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, a valere sul programma Interreg Central Europe 2014-2020. Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio a Lourdes organizzato dalla sezione di Udine dell'Unitalsi insieme alle diocesi di Trieste, Gorizia e Vittorio Veneto.
due le opzioni per il viaggio, che potrà essere effettuato in pullman e in aereo rispettivamente dal 19 al 25 giugno e dal 20 al 24 giugno prossimi. Durante il pellegrinaggio, che sarà presieduto dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, e dal vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, verranno ripercorsi i momenti più importanti della vita di Santa Bernadette, a cominciare dalle apparizioni della Vergine nella grotta di Massabielle. Quest'anno, infatti, ricorrono i 175 anni dalla nascita e 140 dalla morte della Santa francese. Il pellegrinaggio Unitalsi permette agli amanti e disabili di raggiungere il santuario di Lourdes in piena sicurezza, con tutto il supporto assistenziale e sanitario di cui necessitano, grazie all'impegno di numerosi volontari e di personale medico-sanitario. L'esperienza è aperta a chiunque desideri vivere un intenso momento di fede. Il pellegrinaggio è curato dai sacerdoti che accompagnano spiritualmente ogni tappa del viaggio e della permanenza a Lourdes. Previsti vari momenti di riflessione, sante messe e processioni, in un clima di profonda condivisione cristiana. Ernesto Pezzetta, tra pochi giorni sarà anche il 25 aprile, come sempre, come tutte le date che ricordano qualcosa di storico accaduto anche dalle nostre parti, le polemiche non mancheranno. Beh, purtroppo continua questa andazza da praticamente da 70 anni, no? Noi siamo stati i primi, essendo i 20 che abbiamo lanciato il ramoscello d'olivo per una pacificazione nazionale che non è mai avvenuta. E pertanto siamo ancora in attesa che qualche ben pensante cominci a modificare, a togliere quelle disposizioni transitorie che sono previste nella Costituzione italiana, dove rivendicano il fatto che il fascismo, eccetera, eccetera, però sono disposizioni transitorie. Possibile che non ci sia ancora, diciamo, la buona volontà, se vuole essere una festa che accomuna tutti gli italiani, di prendere anche in considerazione coloro i quali sono stati vinti? La domanda, soprattutto la risposta che ha posto lei in essere è molto dettagliata, no? Nel suo modo di esporla, proprio perché si parla, ma alla fine qualcuno la dice tanto, ma poi quando c'è da attuare si vede poco. Ecco, per esempio, prendo l'esempio calzante, per così dire, no? Un giovane oggigiorno, e per giovane ritengo che si debba configurare anche il vicepresidente del Consiglio Di Maio, lui ha preso parte, adesso per contrapposizione all'interno della maggioranza del governo, ha detto io sto con i liberatori, con coloro i quali festeggiano il 25 aprile, mentre d'altra parte Salvini dice io del 25 aprile me ne foto in pratica, no? Detto in parole povere. Ecco, da un giovane che tra l'altro è figlio di un ex missino, mi aspettavo un altro tenore, avvicinamento a questioni storiche che hanno purtroppo, lo dico. L'Udinese rientra con le pive del sacco dalla doppia trasferta romana dopo la sconfitta di misura con la Roma, anche nella gara di recupero con la Lazio non è andata per nulla bene, anzi malissimo va detto sotto il punto di vista del risultato. 2-0 per i capitolini, partita già decisa nei primi 45 minuti di gioco, ma quello che conta è che comunque vada si è vista un'Udinese aggressiva, con voglia e soprattutto senza paura davanti all'avversario. È mancato, come si dice alla fine, il risultato. Sul fronte bianco-nero comunque le occasioni per rimediare la partita ci sono state. Nel primo tempo un palo colpito da Bado, ma soprattutto il penalty calciato male da De Paul ad inizio ripresa, che poteva di certo riaprire il match. Ora si punta tutto alla sfida di sabato contro il Sassuolo alla vigilia di Pasqua, ed è proprio mister Tudor a chiudere il sipario per quanto riguarda il match con la Lazio e puntare subito sulla sfida contro gli emiliani. Il tecnico croato ha mal digerito questa sconfitta, sottolineando come i suoi nel secondo tempo abbiano di fatto giocato quasi alla pari con i laziali.
Il rigore sbagliato in apertura ha pesato, ha penalizzato la squadra, le troppe assenze e i tanti giocatori che piano piano stanno rientrando dai lunghi e gravi infortuni subiti. 2-3 cambi rispetto alla partita precedente lo ha penalizzato fino a un certo punto, ma quello che conta è che bisogna concentrarsi da subito sul Sassuolo, dimenticando questa gara perché il tempo stringe. Per il tecnico croato la sfida contro il Sassuolo è una delle prime 6 finali da qui fino alla conclusione del campionato. È una gara sicuramente importantissima, la squadra si presenterà in buono stato anche se dopo 2 sconfitte consecutive. Tudor vede i ragazzi fiduciosi ed è sicuro che faranno comunque vada una buona e bella gara davanti al tantissimo pubblico che sarà presente sabato pomeriggio alle 15 per tifare Udinese. E famiglie, il tema scelto per la 15ª edizione di Estoria, il festival internazionale organizzato dall'omonima associazione culturale che intreccia e fa dialogare passato e presente richiamando l'attenzione su fenomeni, mutamenti e tematiche di attualità. La rassegna è in programma a Gorizia dal 23 al 26 maggio prossimi. Si partirà con un'esplorazione cronologica del tema, soffermandosi su alcuni momenti chiave dai tempi più remoti sino al Novecento, per passare poi all'interpretazione del presente delle famiglie di oggi. Attesi tra gli altri Jean-Paul Bled, Richard Bosford, Jean Descartes, Ivan Strachan, Jean-Paul Desmoulins, Alessandro Barbero, Luciano Canfora, Vittorino Andreoli, Vito Mancuso e Vittorio Sgarbi. Arriveranno a Gorizia anche esponenti del dibattito culturale e della scena sociale come Beppino Inglaro, l'imam Nader Haqqad e Nicola Gratteri. Il 25 maggio sarà assegnato a Carlo Ginzburg il premio Estoria per il ruolo svolto nel campo della divulgazione in Italia e all'estero. Via libera da parte della Commissione Esteri della Camera dei Deputati al testo base per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul ricercatore di Fiumicello Giulio Regeni. A votare a favore i 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi Uguali e Lega, che secondo quanto viene riferito dovrebbero presentare emendamenti. Si sblocca così l'esame del provvedimento atteso in aula fra la fine del mese e gli inizi di maggio. Il testo sul quale il Movimento 5 Stelle, riferiscono fonti pentastellate, ha voluto puntare con decisione formulato sulla falsariga di quello presentato la scorsa legislatura. E con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa, break pubblicitario e poi la linea immediatamente ai colleghi del Veneto. Bentrovati dunque anche dalla nostra redazione del Veneto, continua l'informazione di Telepordenone, traffico in difficoltà dal tardo pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A4, oltre all'aumento dei transiti in vista dell'ormai imminente Ponte Pasquale, un incidente accaduto in carreggiata est verso Trieste, ha complicato non poco la situazione viabilistica, tanto che anche in questi minuti ci dicono che dall'autostrada la situazione è complicata. Attorno alle 17.30, dopo il casello di Noventa di Piave, si sono scontrati 3 camion, un furgone e un'auto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Donà e Mestre, assieme al SUEM 118 e alla polizia stradale che ha eseguito i rilievi di legge. Il bilancio è stato di un ferito rimasto incastrato nell'auto ed estratto dai pompieri. Il conducente è stato poi trasferito in ospedale. Le code hanno raggiunto diversi chilometri, partendo da Meolo e arrivando fino allo svincolo con la A23 nodo di Palmanova. Un 28enne lettone è stato invece individuato a Mestre dalla Polizia di Stato, residente in Olanda ma di fatto in Italia senza fissa dimora. Risulta essere destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Lettonia per reati inerenti alle sostanze stupefacenti, dovendo scontare la pena di 4 anni 9 mesi e 27 giorni di reclusione. È stato tradotto in carcere Santa Maria Maggiore a Venezia. Turismo sociale e inclusivo: da giugno in Veneto spiagge accessibili, stabilimenti attrezzati per disabili ed anche 50 borse lavoro per dare occupazione a persone a rischio esclusione. Sentiamo.
Per il terzo anno consecutivo in Veneto la stagione balneare sarà sociale e inclusiva. Le spiagge si preparano infatti alla riedizione del progetto Turismo Sociale Inclusivo messo a punto dalle tre aziende sanitarie del litorale adriatico, la 4 Veneto Orientale, la 3 Serenissima e la 5 Polesana. Il progetto è finanziato dalla Regione, ma con una novità. Quest'anno ogni località balneare del litorale offrirà non solo una spiaggia attrezzata a misura di disabilità in grado di accogliere e di offrire servizi di animazione a persone con problemi fisici e o psichici, ma offrirà anche un'opportunità di lavoro a persone fragili alla ricerca di un inserimento occupazionale. La Regione del Veneto mette a disposizione 50 borse lavoro per altrettanti tirocini destinati all'inserimento lavorativo nei servizi di accoglienza e ospitalità turistica accessibile, rivolti a persone in carico ai servizi di integrazione lavorativa nelle 9 aziende sanitarie regionali. Le spiagge venete, da Bibione a Porto Tolle, saranno quindi luoghi di inclusione non solo per gli ospiti ma anche per gli operatori. In questa terza edizione, questo terzo anno del progetto Turismo Sociale Inclusivo, avremo la novità di portare tanti ragazzi diversamente abili della nostra regione a fare un'esperienza lavorativa e di vita indipendente sulle spiagge della nostra costa veneta. Le spiagge più inclusive d'Italia, del nostro Mediterraneo, dove arrivano tante persone diversamente abili, perché in questi anni, grazie ai finanziamenti della Regione Veneto, abbiamo creato spiagge accessibili, spiagge inclusive. Abbiamo dato la possibilità ai giovani di fare tante esperienze ludico-ricreative, tanti sport sulla spiaggia e quest'anno anche gli daremo un'opportunità di lavoro. E abbiamo visto le belle immagini anche della spiaggia, viene subito in mente il turismo, anche perché questa Pasqua, tra l'altro, sulle spiagge sarà caratterizzata da bel tempo e in molti, insomma, sembrano ormai proiettati verso la stagione turistica. Ma se da un lato si va in spiaggia, pensate, a Cortina d'Ampezzo si continuerà a sciare fino al 1° maggio, grazie alle ultime nevicate che hanno formato un manto primaverile sulle piste del Falòi. È l'imprenditore Gabriele Vialetto, il nuovo presidente di Condifesa Venezia, il consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità. Laureato in scienze forestali, ha un'attività agricola di indirizzo seminativo in località Brussa a Caorle ed una vitivinicola nell'Udinese. Vialetto ha ottenuto il voto unanime di tutte le associazioni agricole in un periodo in cui i cambiamenti climatici fanno sempre più sentire i loro effetti. La tutela diventa fondamentale. La sua nomina è stata ufficializzata oggi. Mi sono sempre assicurato, ha spiegato il nuovo presidente, poiché credo che un lavoro come il nostro, legato alla casualità degli eventi atmosferici, abbia bisogno di essere tutelato dai rischi. In questa ottica il consorzio deve facilitare l'accesso alla copertura assicurativa ad un prezzo equo e accettabile. Sono stati 2 anni molto difficili, nel corso dei quali, nonostante tutto, ho sempre avuto fiducia nella giustizia, proprio perché ero assolutamente tranquillo di aver operato in maniera corretta e trasparente. Sono le parole pronunciate oggi dal sindaco di Gruaro Giacomo Gasparotto, architetto libero professionista assolto dall'accusa di abuso d'ufficio per alcuni lavori svolti a San Michele al Tagliamento. L'assoluzione evidenzia come sia stato tutto in regola, ha detto Gasparotto, e soprattutto alla luce del sole. Da professionista ho ricevuto degli incarichi messi nero su bianco sulle delibere, per gli stessi sono stato poi liquidato. Nel corso di questi mesi, dice ancora il sindaco, ho attraversato momenti duri perché mi chiedevo che cosa avessi fatto di non corretto, ma alla fine la giustizia ha fatto il suo corso e non posso che esserne felice. Ho sentito la vicinanza di tanta gente, ha detto, non solo in questi anni, ma anche in queste ore. Abbiamo parlato prima della Pasqua che ormai si avvicina, abbiamo sentito Monsignor Lino Pigatto, un'istituzione per i sacerdoti del territorio, non solo del Veneto orientale ma anche del vicino Friuli Venezia Giulia. Allora sentiamo qual è il suo pensiero in vista dell'imminente Santa Festività. Quando ero parroco, domandavo ai ragazzi il catechismo, dicevo: allora ragazzi, qual è la festa più importante, più grande? E tutti dicevano ai ragazzi: è Natale, è Natale. No ragazzi, la festa più grande e più importante, centrale, è la Santa Pasqua. Perché, come dice San Paolo, se Cristo non fosse risorto,
vana sarebbe la nostra fede. La fede non esisterebbe, la fede cristiana. È basata su Cristo che risorge, vince la morte, vince il peccato, vince la morte, risorge e farà risorgere per sempre anche noi. Ecco. Questo è il nucleo centrale della Pasqua, capisce? Le applicazioni nella nostra vita concreta, eccetera. No? Che cosa si sente di augurare a chi ci ascolta, ai telespettatori del Porto Varese, del Veneto Orientale, ma anche del vicino Friuli? Se la Pasqua è la vita, no? Che risorge il vivente Cristo, se la Pasqua è la festa della vita, quindi mi auguro che ci sia una rinascita continua nostra, di tutti noi, un impegno nuovo, un fare sempre qualche cosa di nuovo, di migliore, di più buono, ecco, tirar via il male, la malattia, ciò che ci ammala, per invece metterci dentro sempre qualcosa di nuovo, di positivo e di bene, insomma, ecco, in questo senso, sì. Questo era solamente un estratto di una lunga, lunga chiacchierata che abbiamo fatto con Monsignor Lino Pigatto e che manderemo in onda la sera di Pasqua nell'orario, insomma, consueto del nostro telegiornale. Tanti temi, un approfondimento davvero da seguire. Restiamo a Porto Gruaro, una sala gremita di giovani, quella di oggi per la 16ª edizione della giornata dello sportivo che si è tenuta in municipio. Sono stati premiati Massimo Chiarioni del Centro Nuoto Porto Gruaro, la SD Sorgente Pradi Pozzo, Giorgia Bellinazzi della SD Atletica Bruniera, il Judo Chiai, Eliana Tollardo del Judo Chiai, ma anche Paco Di Luca dello stesso sodalizio, il pattinaggio artistico sportivo, la pallavolo Porto Gruaro, Gaia Moreto dell'Imoco Conegliano, Eugenio Rota, ex Delonghi Treviso, ora LTC San Giorgio Sulegnano, l'ASD Porto Gruaro Calcio, squadra femminile, e Giorgio Bozza e Francesco Paolon per la cicloturistica portoghese. Infine, Lina Ionca Colusso, questi i premiati della Festa dello Sport. Vediamo qualche immagine di oggi pomeriggio. Sempre oggi ha preso il via presso il centro equestre Equipolis Tiziana Furlanis a Vado di Fossalta di Porto Gruaro invece il concorso internazionale di volteggio che per il nono anno consecutivo si svolgerà presso lo storico impianto portoguarese. Centinaia gli atleti partecipanti provenienti da varie nazioni europee, pensate, ma anche da oltreoceano. Abbiamo anche qualche immagine, che si confronteranno nelle giornate di domani, venerdì, ma anche sabato e domenica, suddivisi nelle varie categorie per partecipare ad un concorso che è oramai considerato uno dei più importanti appuntamenti per una disciplina emergente che prossimamente potrebbe anche diventare olimpica. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, a voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Venerdì, cielo sereno, poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature in calo di notte, in aumento di giorno in modo leggero o moderato rispetto a giovedì, in alta montagna in aumento anche nelle ore notturne, venti deboli o moderati, generalmente con direzione variabile, sulla pianura fino al mattino da nord-est, in alta montagna da sud-est, mare poco mosso nella prima metà di giornata, poi calmo.